Allora, sentite, Nello, senti questo vento? Questo è il vento dell'arte. È il vento dell'arte che dalla nostra Grotta Rossa, guardate come si muove, ci porterà degli artisti. Vediamo oggi, 15 gennaio, chi viene in casa Marcello Knight. Avanti! Chi è? Mi sembra di conoscerlo. Cioè, non mi caga proprio. Che bello. Buonasera. Ma io non ho capito questo atteggiamento che hanno questi della Grotta. Ah, evidentemente, sai, sono un pianista che non vede una tastiera, un pianoforte, chissà da quanti anni. Quindi guardate, se lo bacia, se lo accarezza. Allora, ma però se non parla io, che c'è, cioè, questa... Se non arriva nessun altro? Ah, eccola! Buonasera, c'era un'altra persona nella grotta. Me sembrava. Buonasera. Buonasera con il microfono acceso. Buonasera. Ah, buonasera. Come si chiama? Maria Chiara. Sa che Maria Chiara, lei è molto, molto, molto carina. Grazie. Ma eravate in due nella grotta? Sì. Eravamo in due, io e lui, però lui non parla purtroppo. Ma perché è muto? Sì. Ah, è muto? È pure sordo? No, sordo no. Perché però Beethoven era sordo. Magari lui è un grande musicista sordo muto, no. Però nel caso lei scapozzei, faccia sì o no. Lei è pianista comunque. Quasi quasi. Si fa per dire, sì. Conoscete, avete mai incontrato nella grotta Jack LaCayenne? Sì, l'abbiamo incontrato varie volte e ogni volta però che ci saluta diciamo che scappa perché ha un po' paura. Ha paura di chi? Di noi due, insomma. Ci vede, si mette paura e poi scappa. Ho già chiesto come ti chiami? Maria Chiara. Già te l'avevo detto? Sì. E lui? Andrea. Di cognome? Pedrarolo. Ma questo cognome mi ricorda qualcosa. Quindi tu qua sei in versione di cantante, immagino. Sì. E cosa ci vorresti cantare? Vi canterò un brano scritto e composto da me e si intitola Filo Invisibile. Questo brano l'hai scritto tu e a chi l'hai dedicato? L'ho dedicato a una persona che purtroppo è venuta a mancare, però che è molto cara per me. E allora ti auguro un grandissimo in bocca al lupo. Vai con la performance. Prego, Andrea. È difficile guardare il mare senza tuffarsi dentro, senza guardarsi dentro. Oh, quella mattina fresca di agosto sei andato via lasciandomi un segno come fosse un morso che adesso porto addosso. Oh, cerco di restare in equilibrio, ti sorrido mentre tutto trema dentro me. Proverò a guardare il cielo e a chiedere di te. Uscirò da questo nero che ora non mi fa vivere. Stringi le mie mani prima che scompari. Se io chiudo gli occhi so che sei con me. Sotto le tue ali so che mi ripari. Se io chiudo gli occhi so che sei con me. È difficile dimenticare. Mi son voltata per non guardare. È stata un'esplosione, una bomba nucleare. E ora cerco di recuperare. Come un mosaico tutto da rifare, ho pezzi sparsi a terra e dentro me la guerra. Tornerà la sera e non mi sentirò più sola quando accetterò che tutto scorre senza te. Proverò a guardare il cielo e a chiedere di te. Uscirà
sugli occhi so che sei con me. Sotto le tue ali so che mi ripari. Se io chiudo gli occhi so che sei con me. Resta quel filo invisibile che ci trattiene uniti anche se ormai la corda è rotta. Non smetterò mai di credere che poi alla fine questa vita cambierà rotta. Resta quel filo invisibile che ci trattiene uniti anche se ormai la corda è rotta. Non smetterò mai di credere che poi alla fine questa vita cambierà rotta. Proverò a guardare il cielo e a chiedere di te. Uscirò da questo nero che ora no, non mi fa vivere. Stringi le mie mani prima che scompari. Se io chiudo gli occhi so che sei con me. Sotto le tue ali so che mi ripari. Se io chiudo gli occhi so che sei con me. Resta quel filo invisibile che ci trattiene uniti anche se ormai la corda è rotta. Bravissima. Grazie. Bravissima. Una canzone fortissima, intensa. Grazie. Commovente, bravo. Brava, complimenti, bravo al pianista. Muto. Che si chiama, mi pare, Andrea Petrarolo. Grazie, in bocca al lupo, buon rientro nella grotta. Grazie. Dovresti, tu dove vai, fermati. Dovresti, no, parlavo con questo signorino qua. Dovresti riprendere la tua torcia, perché sai, nella grotta non si vede, anche se hanno messo un po' di rosso. Devi chiudere il microfono. Ma vai, comunque, tu hai lavorato a Rai 1, per queste robe qua non succedevano. Allora, arrivederci, arrivederci, buon rientro nella grotta. Tu, visto che, arrivederci, ciao, tu devi ritornare a fare quella cosa per la quale non sei pagato, ovvero il nostro mixer, il nostro fonico. Grazie Andrea Petrarolo, grande pianista, complimenti, eh.